But I think the good thing about for me as a director to come to a festival that you get to meet the audience like here and you get such a feeling. Per lui essere in un festival come questo dove puoi incontrare l'audience come succede qui e sentire che cosa pensano le persone del lavoro che tu hai fatto, sentire. But it also reminds you why you started to work with films, being, trying to make quality films and trying to do something and that fits into the festival. E quindi anche l'importanza di fare dei film che siano dei film di qualità, che poi possano essere chiamati ai festival, perché i festival scelgono in base anche alla qualità del film, non così alla cassetta, ai film che fanno solo cassetta. Ho una curiosità che mi devo togliere da appassionato. I have to. Il secondo festival di Cannes, lui lo vince second, Cannes festival. Portando un lavoro di Ingmar Bergman. Come è stato confrontarsi con quel con questo mostro sacro? I was to compete in certain way with Ingmar Bergman. There was no competition at all, you know. First time when I met Ingmar Bergman, he said, "I'm the screenwriter here. You're the director. I've done more than 50 films myself. You're the director. I trust you, and I will." Okay. La prima volta che si sono incontrati, gli ho detto, "Io sono solo lo sceneggiatore. Tu sei il regista, quindi mi fido di te." Insomma, si sono piaciuti e non c'è stato questo distacco che c'è con la persona che di solito è già famosa e quindi. Sentiva la responsabilità? You feel the responsibility not betray his view or not betray the view of Ingmar Bergman, the point of view, I mean. No, I mean, yeah. Ingmar Bergman wrote a fantastic script and it was. Ha scritto una sceneggiatura fantastica e quindi. And we, I mean, we had a, I had a wonderful relationship to Ingmar Bergman. Ho avuto una relazione bellissima con lui, quindi non mi sono preoccupato di altro, insomma. And also we stay friends after every Saturday. E sono rimasti amici, spessissimo si sentono al telefono. Prima di vedere il film Treno di notte per Lisbona, mi sento di dovergli chiedere una cosa. Lui ha fatto uno dei film più belli su Nelson Mandela, Goodbye Bafana, in cui raccontava, lo dico per chi non l'avesse visto, il rapporto particolare tra carceriere e detenuto. E in quel caso era un detenuto molto speciale, un detenuto che insomma ha fatto la storia del mondo. Adesso Nelson Mandela è in una situazione molto difficile, probabilmente ci lascerà. Mi chiedevo se aveva voglia di dire qualche parola in proposito, visto che anche per il suo cinema è stato importante come persona. Se ha avuto poi anche occasione di conoscerlo. It's true that I made a film about Nelson Mandela and. È vero che ho fatto questo film su Nelson Mandela. And for me he is one of the greatest political leaders ever. È uno dei leader politici migliori di sempre. The way he was able to unite. Il modo in cui è riuscito a unire. A country that was so close to civil war. Un paese così vicino alla guerra civile. By reconciliation, forgiveness, you know, it was solo con riconciliazione e perdono è stato un modo molto bello di riunire, diciamo, questo popolo. He spent 28 years in prison and when he came out the first thing he said was we have to unite. Lui ha speso un sacco di tempo in prigione e praticamente con il perdono è riuscito a riunire questo paese. Imagine that they have had somebody like Nelson Mandela in Iraq. Iraq would. Se ci fosse stato qualcuno come Nelson Mandela in Iraq, immaginate che cosa, quali altri esiti potrebbe aver avuto la guerra in Iraq. Thank you very much and enjoy the film. It's a beautiful place. Thank you very much. Un posto bellissimo, grazie ancora per il nostro stato.